Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: un ex concorrente del GF VIP ha rivelato di aver avuto un problema molto serio, che coinvolge tantissime persone nel mondo. Ecco qual è e di chi si tratta. Punto. Partecipare ad un reality equivale ad affrontare una sfida con se stessi che a volte può essere durissima, ma altre volte può fare solo bene. GF VIP, la confessione dell'ex concorrente. Stare soli, lontano dagli affetti, dalla famiglia, dagli amici di sempre, senza sapere cosa accade nel mondo esterno, con tanto tempo libero a disposizione, può essere un'occasione per fermarsi, mettere in stand-by la propria vita e ripartire poi da zero. Questo ad alcuni concorrenti fa benissimo e serve anche per curare alcune ferite profonde. Ed è quello che è accaduto ad un ex concorrente del GF VIP. Ecco chi è. GF VIP, la dura confessione di un ex concorrente. Spesso i reality svolgono un ruolo salvifico per i concorrenti, nel vero senso della parola. Abbiamo visto tantissimi VIP partecipare a programmi come il GF VIP, l'Isola dei Famosi, ed entrare in un modo per poi uscire completamente diversi. Spesso questi giochi televisivi durano molti mesi, pensiamo al GF VIP che quest'anno è durato ben 6 mesi di fila. E capita che i concorrenti abbiano delle ferite che non riescono a curare in alcun modo e che poi la distanza dal mondo, l'impossibilità di comunicare con l'esterno, l'inconsapevolezza di molte cose che capitano al di fuori del gioco, talvolta riescano a farsi un'analisi di coscienza durante il tantissimo tempo libero che hanno e possano quindi uscire molto più consapevoli di come sono entrati. Questo è quello che è accaduto ad un ex concorrente del GF VIP. Ecco chi è. Ecco di chi stiamo parlando. L'ex concorrente del GF VIP in questione è Antonio Zechila, reduce dall'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, di cui è stato il primo eliminato. Partecipò alla quarta edizione del reality del GF VIP e dalla sua uscita disse: "Volevo ringraziarvi per questo regalo che mi avete fatto, mi avete guarito dal cancro dell'anima che si chiama depressione". Anche dopo, tornato a casa, infatti, Zechila, che in un primo momento sembrava non aver digerito la percentuale bassa di voti a suo favore, che si aggirava intorno all'8%, si era lasciato andare ad un lungo sfogo social. Aveva scritto che non avrebbe mai immaginato che un reality potesse toccare la sua anima, facendogli scoprire delle parti di lui che sembrava ormai aver dimenticato. Aveva poi aggiunto di aver provato delle emozioni fortissime ed anche tanti amici e di essere felice nuovamente. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.